Napoli-Livorno, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, qui Castelvolturno per la conferenza stampa di Rafa Benitez. Il tecnico ovviamente non si è sbilanciato per quanto riguarda la formazione, non sappiamo chi giocherà in attacco perché Higuaín naturalmente è indisponibile. O Duvan Zapata oppure Goran Pandev, ma Benitez ha sottolineato anche l'importanza di Careon come punta centrale. Zuniga sicuramente riposerà per un problema muscolare e non partirà neanche con la nazionale insieme a Higuaín. Per quanto riguarda invece la sconfitta contro l'Arsenal, sicuramente il tecnico ha voluto sottolineare che il Napoli non ha avuto un calo psicologico, perché c'è fiducia nella squadra, c'è fiducia nei mezzi e quindi la squadra sta continuando ad allenarsi e a lavorare bene. Ascoltiamo le parole di Benitez in conferenza stampa. Ho pensato che è una partita difficile come tutte le partite del campionato italiano, una squadra che sicuro che lavorerà tanto in campo per avere un risultato positivo per loro e per noi un'opportunità di farlo bene e di dimostrare dopo la partita dell'Arsenal che la squadra è c'è, che la squadra è forte e che vogliamo ancora vincere più partite alla fine. La prima cosa che ha detto è importante, sono 4 giorni, questo quando si giocano 2 partite alla settimana, che sono dopo 3 giorni, avere 4 è molto meglio per noi perché si può lavorare ancora meglio. Abbiamo analizzato che errori abbiamo fatto contro l'Arsenal, questo significa che sappiamo quello che non abbiamo fatto bene e che lavoriamo per migliorarlo. Il Livorno sarà una partita diversa, è chiaramente una partita diversa, abbiamo questi giorni in più di recupero, sono molto positivo affrontando questa partita. No, chiaramente Livorno sarà una partita con intensità perché le squadre italiane lavorano bene dal punto di vista tattico, sarà difficile, ma per noi è una sfida dopo la partita dell'Arsenal dimostrare che ancora abbiamo fiducia nel che facciamo e che lo abbiamo fatto bene per arrivare a questo punto e che vogliamo farlo bene per arrivare alla fine. Mi sembra che sarà una partita dove dobbiamo mostrare il carattere e sono molto contento per questo perché l'allenamento ieri è stato benissimo, oggi hanno fatto bene con la Fioma, ma ancora l'hanno fatto bene, sono soddisfatto con la cosa che ho visto. Mare, 100% la mia fiducia perché lui è un giocatore importantissimo per noi e ancora le ho detto che deve fare 11 reti in più, lui deve continuare a lavorare come fa ogni allenamento e lui è convinto che lo farà bene, non è un problema. Per me questo significa, sempre come ho detto prima, se qualcosa non la facciamo bene significa che sappiamo che non si è fatto bene e lavoriamo per cambiarlo e per farlo meglio e Mare che è un professionista quasi perfetto. Sta allenando benissimo, lo sta facendo benissimo e sono molto contento con lui perché è uno di questi giocatori che ha qualità e vuole farlo bene per la squadra e ogni allenamento è un esempio per tutti, senza fretta e senza pausa. Questa è un po' l'idea. Noi dobbiamo affrontare questa partita con la convinzione di che l'abbiamo fatto benissimo tante partite e che dobbiamo fare lo stesso, continuare con la stessa idea, non avere fretta per farlo bene, ma continuare a lavorare e continuare a giocare nello stesso modo che lo abbiamo fatto. Per me, ho detto prima, è una sfida, è una possibilità di mostrare il carattere e il livello di questa squadra. Io, quando abbiamo 3 giorni per lavorare tra partite, è più facile per me, abbiamo lavorato con l'attacco, abbiamo lavorato con la difesa, il centrocampo, un po' di tutto, abbiamo fatto 2 volte lavoro tattico, molto meglio che qualche volta che non abbiamo tempo, no? Dobbiamo parlare, parlare, ma non si può fare in campo. Abbiamo fatto in campo, vediamo come va. E tutti questi adesso, Brito, Subini, Fede e Paolo, tutti sono disponibili e decidiamo per domani. Non abbiamo nessuno oggi in testa, devo parlare con il cucino ancora. Manca un altro che è Callejon, che lui può fare la punta lo stesso, perché ha questa mobilità, è dinamico, attacca gli spazi, è diverso. Abbiamo questa possibilità. Vediamo, non so se sarà una partita che loro saranno indietro tutto il tempo basso o
giocherà una ripartenza come ha fatto il Sassuolo e sarà un po' più alto, non lo so. Ma all'inizio ciascuno può giocare, non è un problema la scelta tra uno e l'altro, perché sono sicuro che la squadra lo farà bene per l'attaccante e la squadra lo farà bene per la difesa, perché è più un lavoro di squadra che un lavoro di un attaccante o di un difensore. E ti dico, facciamo adesso un po' un pensiero, tutti insieme. Chi sa del calcio internazionale qua? Chi sa un po' di calcio internazionale? Il campionato, dimmi il campionato più forte per te in Europa. Dai, dimmi. Il campionato più forte in Europa? Sì. Italia e Inghilterra. Italia e Inghilterra. La Premier, dimmi. Diciamo, a parte d'Italia. Premier. Ma perché interviene Lombardo? Mica l'ha chiesto a lui. No, io faccio lui. Lui sente, sta imparando adesso il calcio. La Premier, va bene. Dimmi due squadre, tre squadre più forti della Premier oggi. Mister, però lei non può parlare con lui che non capisce no. Nulla di Premier. Adesso, per te, un altro campionato forte in Europa. Un altro campionato forte in Europa. La Bundesliga. Tre squadre forti della Bundesliga. Vabbè. Arsenal è una squadra forte in Europa. Dortmund è una squadra forte in Europa. Noi abbiamo tre punti, mi sembra che non è male. Vabbè, ha fatto il giochino e noi siamo stati a ruote, insomma, li abbiamo portati noi lì. Sì, ma ti dico, quando si parla, perché tante volte mi hanno detto no, guarda, ha perso questo, sì, ma quando abbiamo vinto con il Dortmund tutti diciamo, oh, fantastico. Cioè, siamo dove può essere che tutti vogliamo essere dopo vedere il gruppo, diciamo, uff, questo gruppo, il gruppo della morte, è difficilissimo. Si gioca con il Dortmund, si gioca con l'Arsenal, diciamo, con tre punti, mi sembra che la cosa non va male. Era la risposta adesso, che volevo. Però. Adesso andiamo a analizzare gli errori che abbiamo fatto con l'Arsenal, lo abbiamo fatto e stiamo lavorando con questa idea, e le cose che abbiamo fatto bene con il Dortmund per continuare la stessa strada. Insomma. Mi sembra che siamo abbastanza bene. Io dico, l'ho detto prima e lo dico oggi un'altra volta, la rossa deve essere la chiave per il futuro nostro. E sì, io non ho fiducia in loro, loro non hanno fiducia sicuro, io ho molta fiducia in loro e devono fare il suo lavoro, e ciascuno sarà importante in una partita, un altro sarà importante in un'altra, ma per questa partita questi giocatori devono dimostrare questo carattere, questo livello, mi sembra che io devo essere coerente e avere fiducia in loro, e a questo punto è così. E questa era una scelta particolare, perché se io decido che dobbiamo andare di là e giocare 5-4-1 per dire cambio qualcosa perché abbiamo paura, no? Tutto lo che abbiamo fatto questi tre mesi lo perdiamo. Se puoi vincere la partita, non lo so, o se puoi perdere la partita, si perde tutto. E noi lo che abbiamo è un'idea di gioco, sappiamo come vuole giocare la squadra e facciamo questa strada. Con il Liverpool ho vinto la Champions e abbiamo giocato contro la Juve con una difesa 5, 5-3-1-1, perché Alonso era infortunato, ritornava dopo un infortunio, ho cambiato per fare 5-3-1-1 e dopo il finale abbiamo cambiato al secondo tempo una difesa 3. Se devo cambiare, cambio, non è un problema, ma adesso mi sembra che la strada era così buona che dobbiamo inviare dal segnale che questo è il cammino, questo è lo che dobbiamo fare. Dopo dobbiamo aggiustare qualcosa? Aggiustiamo, non è un problema. Ho parlato con la squadra, soprattutto abbiamo fatto un'analisi un po' tattico delle cose che non abbiamo fatto bene e cose che noi abbiamo lavorato prima in allenamento che ancora non è andato bene. E con questa idea, se loro vedono che sappiamo gli errori e lavoriamo per migliorarlo, mi sembra che la fiducia ancora c'è. Oggi ho parlato con due o tre giocatori da singole, e tutti erano con la mentalità giusta, come ho detto prima, per loro è una sfida lo stesso e devono dimostrare carattere e basta. E cambiare o non cambiare la mentalità di una squadra è un po' di tempo, ma questa squadra adesso pensa che ogni partita è una partita che si deve vincere. E dopo arriviamo e vediamo, ma d'inizio tutti hanno fiducia che si può vincere ogni partita. No, chiaramente cambiare il modulo. All'inizio tutti dicevano no, non si può fare, sarà difficilissimo, la squadra l'ha fatto bene ma si cambia, sarà un rischio. E dove siamo oggi? Abbiamo perso una partita, abbiamo pareggiato un'altra,
abbiamo fatto così bene in tutte le altre partite. Mi sembra che con gli errori che abbiamo, la squadra ancora è forte e ha abbastanza equilibrio. Che deve migliorare? 100%. Sono d'accordo che ancora abbiamo questo 25% per migliorare la fase offensiva, la fase palleggio e la fase difensiva. Ma per me migliorare la fase difensiva, se abbiamo l'atteggiamento dei giocatori, se abbiamo la mentalità giusta, è una questione di tempo. Lavoro, lavoro, lavoro. E se loro non capiscono, ancora un po' più di lavoro. E dopo lavoro corretto, soprattutto. No? Ma non sono preoccupato per questo, perché arriviamo, sicuro che arriviamo. Un po' di tempo, ma arriviamo. 100%. Perché Higuaín ha fatto un po' di allenamento ieri, un po' di allenamento oggi, ma la squadra si è allenata benissimo senza lui, sono tranquillo. È chiaro che se lui è in campo lui può fare la differenza qualche volta, ma ho fiducia perché contro il Genoa Pandev lo ha fatto molto bene, Dubán ha fatto il suo lavoro e ancora Callejón può fare la punta. Se la squadra crea occasione farà gol. Il nome dell'attaccante può aiutare un po', ma sicuro che la squadra attacca e crea la situazione di gol, faremo gol. Quindi sarà Callejón la punta? Può essere Callejón una punta. Perché vedo che bene anche per il contrario. Sì, perché così voi avete qualcosa da scrivere, da parlare, sono un po' di... Callejón ha fatto la punta all'Espagnol e lui è uno che ha... il movimento lui è intelligente, ma vediamo domani. No, perché sì. Va bene, così puoi scrivere qualcosa un po' più interessante. E adesso le tifosi vanno in Twitter, no, gioca a Callejón. Tutte e tre hanno possibilità. Ma scrive, invece scrive Callejón, Pandev e Zapata, scrive Callejón, Pandev e Dubán, così sarà più facile. Capisco questa idea di ogni partita è importantissima e ogni partita dobbiamo vincere perché se loro fanno questo. Ma per me siamo all'inizio ancora. Ogni partita è importantissima, certo. Dobbiamo vincere ogni partita se possiamo, ma se non possiamo aspettiamo e vediamo la prossima. La squadra deve essere forte psicologicamente, questo è difficile per la ELS, deve essere forte e deve avere fiducia nel lavoro che si sta facendo. E così si arriva alla fine, si arriva bene. Non è, ogni partita non deve essere una finale. La finale sarà le 10 ultime partite, vediamo dove siamo. Sicuro che avrà un po' più di pressione, ma oggi tranquillità. E ti dico una cosa che è successo quando io ero al Tenerife, non so se l'ho detto prima, ma abbiamo giocato sabato e abbiamo pareggiato con la squadra che era al quarto posto e tutti erano, oh, guarda, la domenica le squadre che erano seconda e terza, noi andiamo al primo posto, secondo e terzo hanno perso. So, sabato sembrava una sconfitta pareggiare con una squadra e domenica abbiamo un punto in più che l'altra. So, il calcio è così, tu devi avere fiducia nella tua squadra, lavorare, si vince, va bene, se non vince non guardiamo l'altro e dopo vediamo che succede, ma soprattutto avere la forza per ogni partita, farlo bene e se non si fa bene essere preparati per la prossima. Basta. Noi chiaramente non siamo colpevoli della situazione oggi, noi abbiamo un calendario con tante partite e preferiamo giocare questa partita, la data che è nel calendario. Se deve cambiare, per noi è un problema, preferiamo farlo così, giocare questa partita. Dove? A Roma, perfetto, non è un problema per noi. Quando? L'ora? Loro devono decidere, ma noi preferiamo giocare questa partita la settimana che corrisponde.